Arrivati. Salvatore Esposito, intanto benvenuto su Elbitz Live e grazie per averci accolto in quella che è ormai la tua seconda casa per la seconda stagione, la SPAL. E oggi cercheremo di parlare di te, di Salvatore all'interno del campo, ma soprattutto al di fuori degli spogliatoi. Cercheremo di entrare un po' di più nel tuo privato. Iniziamo? Facendo un'analisi un po' generale di queste prime 6 giornate, abbiamo notato un inizio un po' altalenante della SPAL. Cosa secondo te ha funzionato e cosa invece è da rivedere? No, ma secondo me, partendo dal presupposto che siamo una squadra giovane con un allenatore nuovo che ha portato nuovi metodi di lavoro, penso che questo percorso, diciamo, come dici tu, altalenante sia normale, faccia parte del percorso. Siamo una squadra giovane, quindi magari in alcuni momenti ci è mancata un po' di esperienza, ma seguendo quello che l'impronta che ci sta dando il mister possiamo toglierci tante soddisfazioni. Quindi secondo me questo avvio è parte del nostro percorso e sia tutto sotto controllo. Avete tra l'altro già avuto modo di affrontare due squadre che a livello tecnico sono posizionate ai piani alti del campionato, quali il Pisa e il Monza. Sì. E che idea ti sei fatto? Sì, diciamo che il Pisa magari in pochi si aspettavano questa partenza sprint, però devo dire che sono una squadra molto quadrata, anche se penso che a Pisa noi meritavamo qualcosina in più. Abbiamo fatto un'ottima prestazione, però eravamo alla prima, quindi ci sta. E invece il Monza sappiamo tutti che è una corazzata, una squadra che è una, diciamo, ha due rose molto, molto 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 importanti, quindi penso che in casa abbiamo fatto una grandissima partita e magari meritavamo anche qualcosina in più, quindi penso che sono due squadre importanti, ma abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela con tutti. E a proposito di favorite, questo sabato affronterete il Parma. Sì, il Parma è la squadra nominata per stravincere il campionato, per il mercato che hanno fatto, per storia, per, diciamo, una squadra retrocessa l'anno scorso dalla Serie A e vuole subito risalire a tutti i costi. Noi dobbiamo fare tutt'altro tipo di campionato, dobbiamo pensare a salvarci, però sono sicuro che sabato daremo battaglia qui in casa con i nostri tifosi che ci danno sempre una mano, quindi sarà una bella partita e penso che possiamo dire la nostra. Tra le tante novità quest'anno c'è l'arrivo di un nuovo tecnico, Clotet, primo e unico allenatore straniero in Serie B, ma soprattutto novità. Raccontami un po' del tuo rapporto in questi primi 3 mesi, qualche aneddoto personale e non anche a livello di squadra, ecco. No, diciamo che l'arrivo del mister ha portato grande grande entusiasmo a livello nel gruppo, perché ha metodi di lavoro diversi da allenatori italiani. Basa tutto sull'alta intensità, sul dominio della partita, di andare sempre a fare gol. Questa è una cosa molto piacevole per i giocatori. A livello umano, sì, ho qualche aneddoto. Magari ritiro quando c'è stata qualche voce di corridoio che mi accostava ad altre squadre. Ne ho parlato con lui e mi ha convinto con pochissime parole a rimanere. E mi ha trasmesso la sua idea, la sua voglia di calcio, la sua passione. Penso che ci ha fatto capire che oltre a essere un grande allenatore è anche una bravissima persona, che questo è fondamentale, e quindi non ho esitato a dargli la mia parola che sarei rimasto, perché penso che con lui posso crescere tanto. E parlando invece di mercato, questa stagione ha visto dei grandi acquisti. C'è qualcuno, qualche tuo compagno che ti ha colpito particolarmente, con cui sei riuscito a instaurare un rapporto diverso? Sì, diciamo che la società è stata brava sul mercato, ha fatto gli acquisti mirati, importanti. Posso dirne uno su tutti, senza dimenticarne nessuno, senza offendere nessuno. Penso che Mancosu sia un giocatore di un'altra categoria. Beh, si può dire che il calcio sia un po' una questione di famiglia. Innanzitutto, chi è il più forte tra te, Sebastiano e Francesco Pio? No, in questi casi si dice sempre il più piccolo, quindi dico anch'io Francesco Pio. E tu hai avuto modo di condividere lo spogliatoio con Sebastiano. Raccontami un po' qualche aneddoto, gli aspetti più positivi, ecco, di questo. No, sì, diciamo che gli aspetti positivi erano tanti per la mia famiglia, che magari con un viaggio riuscivano a vedere due figli, che è sempre stato un po' un problema, che siamo stati un po' in giro per l'Italia, ecco. No, sono tanti gli aspetti positivi, perché avere tuo fratello accanto comunque è una cosa bella. Il calcio ci ha separati da piccoli e ci ha anche riuniti, e spero che un domani ci riunirà di nuovo, perché avere mio fratello è stata una bella cosa, condividere lo spogliatoio con lui, anche se essendo, diciamo, fratello maggiore mi sentivo di proteggere, diciamo, mi sentivo più responsabilità, e questa cosa magari non mi faceva vivere bene il momento glorioso che stavo vivendo, ecco.
E tu da fratello maggiore riesci quindi un po' a tenere sotto controllo tra Basilea e giovanili dell'Inter i tuoi fratelli? Sì, diciamo che io sono il fratello maggiore, ma uno è alto 1,88, un altro 1,86, quindi tenerli sotto controllo non è facile. Sì, diciamo che ci sentiamo spesso, riesco a vedere le loro partite quando capita e a fine partite ci sentiamo, sì. Abbiamo un bellissimo rapporto che ci unisce sin da piccoli, quindi ci teniamo in contatto. Quindi non c'è rivalità, non c'è competizione, no, confermi? No, assolutamente, 100%. Zero. L'estate della Spalla è stata caratterizzata da uno storico passaggio di proprietà da Mattioli dopo parecchi anni a Giota Copina. E che impressione ti ha fatto e come hai vissuto questo momento che è comunque storia da giocatore? No, innanzitutto mi sento di ringraziare la famiglia Colombarini e Mattioli per quello che mi hanno dato e per quello che hanno dato alla SPAL. Sono riusciti a portare in pochi anni la SPAL in Serie A, dove mancava da tanti anni, quindi penso che a loro vanno fatti solo i complimenti per la gestione e vanno ringraziati. E va ringraziato anche sicuramente da Copina perché ha deciso di investire a Ferrara, non è una cosa scontata, ha deciso di investire nella SPAL e penso che col suo entusiasmo che ha portato sia nelle vie di Ferrara che all'interno del gruppo ha fatto sì che i tifosi si riabbracciassero alla squadra, cosa che magari negli ultimi due anni è venuta un po' meno per mancanza di risultati, e penso che lui abbia un progetto molto molto importante e credo che nei prossimi anni li porterà alla SPAL dove merita. E tu hai già avuto modo di conoscerlo personalmente? Sì, ho avuto modo di parlare con il presidente, è una persona che ti trasmette molto entusiasmo, è una persona che è di parola e quindi questa cosa è molto importante e mi sento fortunato di avere un presidente come lui. E vi ha già predisposto degli obiettivi o un obiettivo specifico? Diciamo che il presidente è molto esigente, però noi sappiamo che il nostro obiettivo quest'anno è la salvezza, siamo una squadra giovane, se riusciamo a salvarci il prima possibile poi dopo penseremo partita per divertirci e poi alla fine tireremo le somme. Ecco. Lo scorso anno hai preso le redini del centrocampo bianco-azzurro e vedi questa come la tua stagione della consacrazione? Sì, come detto prima, quest'anno per me può essere fondamentale, come lo può essere con la SPAL. Penso che dopo l'anno scorso, che a livello personale è andata abbastanza bene, meno a livello di squadra, spero che quest'anno si possa invertire la rotta a livello di squadra e magari proseguire il mio percorso di crescita, magari perché no, essere l'anno della consacrazione. E tra l'altro tu sei un centrocampista eclettico, bravo in entrambe le fasi. Sì, diciamo che sono più un play di costruzione, però con mister Clotetto sto cercando tanto anche di migliorare nell'inserimento, nella fase difensiva, mi sta dando tanti consigli e mi sta facendo crescere tanto. Vista la tua giovane età, vuoi dirmi un giocatore a cui ti ispiri particolarmente? Sì, diciamo che io ho sempre avuto come idolo Francesco Totti, però la posizione in campo, siccome è diversa, ho sempre guardato i video di Daniele De Rossi e di Andrea Pirlo. Dall'Under 16 all'Under 21 sei stato protagonista delle selezioni azzurre. Tra l'altro hai giocato in Mondiale Under 20. Tra i tuoi obiettivi c'è quello di giocare in Nazionale Maggiore? Diciamo che vestire la maglia azzurra è l'emozione più forte che un calciatore può provare, quindi sicuramente più che un obiettivo è un sogno. Ecco. E magari tra i tanti sogni c'è anche quello di giocare insieme ai tuoi fratelli? Sarebbe il coronamento di un sogno sia nostro che della nostra famiglia e di tutte le persone che ci vogliono bene. Giocare in nazionale è già un qualcosa di importantissimo, farlo con i tuoi fratelli penso che sia la cosa più bella che ci potesse capitare a livello calcistico. Allora io con questo speech ti saluto, ti ringrazio, ti auguro buona fortuna per il campionato e noi ci vediamo su Elbitz Live per la 7ª giornata di campionato.